I giornali soffrono, ma il giornalismo sta vivendo la sua migliore stagione di sempre grazie alle possibilità offerte dal digitale. E quanto pensa il presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti, che con il suo intervento ha aperto la seconda giornata dell'Internet Festival? Ha ancora senso parlare di editoria giornalistica? Per l'editore di Repubblica sì, finché ci saranno persone che cercheranno informazioni da fonti autorevoli e credibili. Il modello produttivo e industriale dei giornali di carta è in crisi, ma il lavoro giornalistico con l'esplosione dei social network e la rapidità di comunicazione vive una seconda giovinezza, in cui diventa sempre più preponderante la possibilità di coprire gli eventi in tempo reale e su più piattaforme. Non si può però rinunciare alla qualità dell'informazione, ha sottolineato De Benedetti, e la qualità ha ovviamente un prezzo. L'editore di Repubblica ha poi affrontato il problema della pubblicità, che cala per i media tradizionali, e dell'esplosione dei ricavi in questo campo da parte dei motori di ricerca, che aggregano e usano contenuti giornalistici senza essere editori. Per l'ingegnere deve esserci un confronto vero, dove i soggetti che hanno a che fare con l'informazione si fanno concorrenza alla pari. Critico anche sui contributi pubblici ai giornali, ritenuti una modalità di aiuto non più sostenibile. Ci sono delle cooperative che stanno in piedi per vendere 5.000 copie con un finanziamento di 3 milioni di euro all'anno. Ma mi spiega che in un paese ridotto veramente alle pezze come siamo noi, che senso ha spendere denari pubblici in questa direzione? Ma non ha nessun senso, nessun senso. Cerchiamo di preservare chi può rimanere nel tempo, non facciamo cose di retroguardia in nome di una pluralità che è più che sufficiente in questo paese, per fortuna. De Benedetti ha poi sottolineato che i giornali cartacei e online non sono alternativi e che anche in questo caso è il mercato a fare la differenza. La pubblicità è un mercato. Se il cliente che spende soldi in pubblicità ritiene utile spendere quei soldi sul giornale online, è una sua libera scelta, non è che dobbiamo chiedere sussidi, interventi, il mercato decide. I siti di successo hanno pubblicità, quelli non di successo non avranno pubblicità. Non mi sembra un problema.